3.000 a New York, oggi il vostro Piero, thank you, vi fa provare un sandwich cambogiano. Ed eccolo qui, Numpang, sandwich shop cambogiano. Bene sì, a New York c'è anche un fast food cambogiano che fa i sandwich come si fanno in Cambogia. Voi l'avreste mai immaginato? Cerovino, adesso lo andiamo a vedere assieme. Però volevo dirvi che ciò che amo di New York e la ragione per cui io penso di essere al 100% un uomo di metropoli è proprio la possibilità di poter avere accesso a tutta questa varietà. Ti alzi una mattina e vuoi mangiare il ceviche peruviano, vai all'angolo e lo trovi. Il giorno dopo il sandwich cambogiano, poi un piatto di pasta, poi ti vuoi mangiare una zuppa di cipolle francese. Tutto accessibile velocemente. Siete curiosi? Solo che devo trovare un posto dove sedermi per mangiare. Amici, l'odorino promette bene. Ho acquistato anche un libro alla Rizzoli, poi vi faccio vedere il libro che ho acquistato alla fine di questo video. Si è trovato, se non me lo rubano, no, ci sono diversi posticini. Ecco qua, devo solo scegliere. Oh, vai, scelgo questo, mi sembra abbastanza bello. Ah, lì ci sta Shake Shack, là c'è Italy, vabbè. Il libro che ho comprato alla Rizzoli, ma ve lo faccio vedere alla fine, anche perché sicuramente non ve lo immaginate. Oh, cosa abbiamo? Questo lo facciamo vedere alla fine e iniziamo da... No, non lo so da cosa iniziare. Sandwich cambogiano, però qua ho preso la pannocchia condita con cocco e lime, che è una specialità loro, di cui io non sapevo l'esistenza. Ecco qua il lime, sta qua che è lime, non limone. E questa è la loro pannocchietta, che secondo me, vedete, arrostita, e ci hanno messo sopra sta cosa a base di cocco. Ci mettiamo un po', vedete il cocco si vede? Ci mettiamo un po' di sto coso qua e vediamo com'è. Mi sto inguacchiando le mani, però voglio provare. Io di sapore pazzesco, c'è cocco e lime, c'era pure il piccante. E devo dire che è sempre bello approcciare una cucina differente perché hai sempre la sensazione di scoprire nuovi sapori che non sapevi esistenti. Non mi è piaciuta particolarmente, ma è stata un'esperienza interessante. Ma ora arriviamo al panino. Il panino cambogiano col pulled pork. Eccolo qua, amici. Guardate che bello, c'è pulled pork, che c'è più? C'è sta salsetta, un sacco di carote. Si vede che in Cambogia adorano le carote. E il panino è così. Ebbene sì, sono molto curioso perché io adoro il pulled pork. Io ho proprio una venerazione per la carne barbecue americano, costolette, pulled pork. Cioè, io quando vado, cioè voglio andare in Texas. Vi dico la verità, vorrei andare in Texas solo per provare il pulled pork texano. Proviamo, amici. Notevole, amici, notevole, buonissimo. Piccante anche questo. Questo è un pezzo di pulled pork che, secondo me, è la fine del mondo. Questo qua l'ho pagato 10 dollari, ma guardate qua, ce l'hanno messo veramente tantissimo. Ah, anche il cetriolo, cioè, lo sto scomponendo. Ma una scoperta, ragazzi! Guardate che pezzone di pulled pork! Quanto è buono il pulled pork! Buono ragazzi, la pannocchia non mi è piaciuto, ma il panino era notevole, era delicato, un po' piccante, c'era pieno di pulled pork, il pane era buono. Adesso vi faccio vedere il libro che ho acquistato. Ah, ecco qua, questo è il libro che ho acquistato, un libro con delle... Ora lo faccio vedere, spero apro. Molto bello sui cavalieri medievali con delle, ed l'imperatore Massimiliano, con delle illustrazioni d'epoca che sono veramente favolose. Guardate che belle, guardate che belle.
Secondo me lo trovate anche in Italia, se vi interessa quell'epoca storica. E poi qua c'è la storia, vabbè, bello, wow, vedi anche questo. Spero che vi sia piaciuta la bossata, spero che tutto vi sia piaciuto, che siate felici, che abbiate imparato assieme a me il sandwich cambogiano. Mi è piaciuto, vi consiglio sinceramente di provarlo. Non so in Italia dov'è, probabilmente ci sarà a Milano o Roma, però insomma fatemi sapere se lo trovate. Viva la Cambogia, ci andrò prima o poi. Visitavo tutti i paesi del mondo. Vedete intanto là c'è Shek Shek, che belli questi tulipani.